Buon pomeriggio e benvenuti in questa bellissima piazza, in questo evento del sedicesimo festival francescano. Il festival nasce da un'idea di collaborazione tra tante persone che si ispirano a Francesco d'Assisi. Ci sono frati, ci sono suore, ci sono laici che hanno eh, incontrato... Il modo di vivere di Francesco d'Assisi e, e, e l'hanno scelto e hanno pensato di eh, stare, di proporre e di attraversare la vita ispirandosi a questo modello che vogliamo condividere, che è un modello di dialogo, di incontro, di rispetto delle differenze. E questo. Eh, incontro che vede insieme la sua beatitudine, il cardinale Pier Battista Pizzavalla, padre Pier Battista, che ha radici in questa città perché da giovane ha studiato teologia qui a Bologna e poi ha messo il cuore a Gerusalemme e là è cresciuto, ha studiato, ha incontrato popoli, nazioni, gente e da. Un anno è stato creato cardinale da Papa Francesco ed è un uomo di dialogo e di incontro con tutti. E nello scavo, inviato di avvenire, che ha attraversato tanti percorsi impegnativi e difficili di questo nostro momento storico, immergendosi, camminando insieme, raccontando, eh, raccontando anche cose e situazioni eh, irraccontabili, ma che grazie a lui sono diventate parte della nostra storia do la parola a piero fusco perché questo incontro è realizzato grazie al sostegno di cattolica business unit di generali italia Prego. grazie grazie molte grazie sono veramente grato Dell'invito fatto da Fradino, a lei, fra Giampaolo e a tutti gli organizzatori del Festival francescano che conosciamo bene e che da tanti anni sosteniamo. Eh, avevo preparato anche uh, un, un piccolo scritto per essere più istituzionale, no? ma poi ho visto di nuovo il logo del Festival con il cuore, ho visto il claim. E probabilmente parlare col cuore è meglio che, che ci aiuta, anche perché un'assicurazione cosa c'entra in tutto questo contesto se non vogliamo dargli un significato importante. Allora, come sapete, il tema che verrà affrontato è sicuramente un tema eh, attuale, sono le guerre dimenticate, le, le ferite invisibili che tante volte anche i media dimenticano. No? Però c'è una parte visibile di cui tante volte non si parla e con cui noi, la mia, la mia struttura, Business Unit Interreligiosa e Terzo Settore collabora giornalmente, che è quello del volontariato. Li vediamo qui, i volontari, ed è un mondo a cui noi dobbiamo essere grati. Noi come cattolica generali perché lavorando insieme a loro capiamo l'importanza della loro presenza. E dobbiamo però dare voce a, tante volte a questo silenzio di questa operatività così importante. Immaginiamo su, solo quando sono scoppiate le guerre vicino a noi quanti in Italia di questi enti del terzo settore, del mondo della Chiesa, del non profit in generale, quanti volontari si sono subito immediatamente messi a disposizione per aiutare l'altro. Allora il nostro percorso è un percorso di ascolto di dialogo, siamo qui per ascoltare, per capire bene come potremmo far meglio il nostro lavoro, per essere vicini a questo mondo del volontariato di cui se ne parla ma non se ne parla sempre in maniera adeguata. E allora vi ringrazio, ringrazio di questa opportunità, mi scuso, non sono, sono un po' inadeguato, Eminenza e il dottor Scavo, a anticipare le vostre parole, ma sicuramente vi faceva piacere parlare di quello che noi viviamo con i nostri colleghi tutti i giorni, questo amore delle persone che si donano agli altri. Grazie molte. Grazie e a voi. Grazie davvero per, per questa occasione, per questo invito, per essere così numerosi. E grazie al, al festival che mi dà l'occasione di ritrovare eh, sua eminenza il cardinale pizzaballa e in un tempo in un tempo difficile complicato eh, qui leggiamo insomma il titolo attraverso le ferite eh, viene da una terra che conosce tante di queste ferite però noi dobbiamo anche provare ad avere uno sguardo così, ravvicinato e largo allo stesso tempo. Da giornalista mi dico sempre che eh, quello che occorre è stare il più vicino possibile lì dove le cose accadono, ma poi serve anche uno sguardo d'insieme, anche uno sguardo alto. E vorrei chiedere subito a, a Sua Eminenza di aiutarci prima di tutto a capire che cosa vuol dire essere il patriarca di Gerusalemme e anche concretamente su che pezzo di mondo il patriarca deve Posare il suo, il suo sguardo. Abbiamo bella musica di sottofondo, quindi anche le cose meno allegre suoneranno probabilmente meno dolorose. Dunque, grazie, bentrovati a tutti. Ho un po' di raffreddore, ma spero che mi si senta. Dunque, concretamente il Patriarcato, la Diocesi, copre quattro nazioni diverse: Giordania, Israele, Palestina e Cipro, tutta Cipro. Eh, quindi in realtà molto diverse l'una dall'altra. La maggior parte della popolazione della diocesi è di lingua araba, Giordania, Palestina ma anche in Israele la buona parte della popolazione è di lingua araba. Abbiamo una piccola, uh, piccola non è poi così piccola, diverse migliaia di persone di lingua ebraica, poi lavoratori stranieri, greco e turco a Cipro. insomma, un mondo molto variegato e molto complesso. Lei è arrivato in Medio Oriente, in Terra Santa un bel po' di anni fa. e Quando sono arrivato io per la prima volta in Medio Oriente, questa è una cosa insomma che gli addetti ai lavori conoscono, i non addetti meno, ma la riporto per, capire, per farvi capire qual è la difficoltà. Tante volte che un giornalista che arriva in Medio Oriente per la prima volta si dice dopo una settimana vuole scrivere un libro, dopo un mese un buon reportage dopo un anno non vuole scrivere più nulla. E chi invece è lì, da pastore e anche da missionario evidentemente, si trova a confrontarsi con una realtà che è complessa anche geograficamente, non solo geograficamente. Che cosa vuol dire dialogo? Che è una parola che viene utilizzata molto anche nei dibattiti, eh, nel confronto, anche negli incontri pastorali. Ma che cosa vuol dire concretamente dialogo in un contesto come quello? Beh sì, la parola dialogo è molto abusata, ci avete anche un po' stressato con questo dialogo, insomma, ecco, eh, lo dico eh, esattamente. Noi lo facciamo per dovere d'ufficio, è ah, una deformazione, sì, sì, sì. eh. perché ci serve il titolo, quindi... Ah, bisogna fare il dialogo. Ma il dialogo è una parola importante, sia sì, ben chiaro, non, so, non mi sofferintenda. Ecco, eh, innanzitutto eh, la composizione della società, in medio, in tutto il Medio Oriente, non solo interessante, è molto diversa. Ci sono, dentro lo stesso paese, nazioni diverse, eh, culture, identità diverse, il mondo arabo, il mondo ebraico, il mondo degli stranieri, ci sono i cristiani delle diverse, eh, dei diversi riti, delle diverse composizioni e così via. Per cui la, la, la sfida che noi abbiamo è quella di coesistere, non integrare, resteremo sempre molto distinti, ma coesistere l'uno a fianco dell'altro mischiandosi un po' ma non troppo, ecco l'uno con l'altro e così via, questa è la prima cosa. Il dialogo eh, dunque è dentro questo contesto dove eh, le diversità, le differenze storiche e anche attuali sono molto presenti, sono molto vive, però vivono l'uno accanto all'altro e hanno comunque necessità di rapportarsi l'uno con l'altro, il dialogo è questo e poi naturalmente... No, c'è il dialogo istituzionale tra le varie realtà, c'è il dialogo religioso, c'è il dialogo po no, politico? No, direi che in questo momento non c'è dialogo politico, ma c'è il dialogo sociale e così via. Insomma. Sono, eh, diverse. Poi ci sono gli aspetti anche personali, che sono secondo me quelli più interessanti, perché sono eh, meno fagocitati, meno ingessati dalle realtà istituzionali, protocollari o identitarie. Questo capita proprio di toccarlo con mano, nel senso che spesso capita di assistere a due livelli, c'è un livello formale in cui il dialogo sembra quasi impossibile, eh, mi capita anche nelle interviste nei vari paesi del Medio Oriente di trovare anche leader politici che hanno amicizie anche profonde con altri ambienti esponenti di altre tradizioni e culture, però preferiscono quasi che non si parli di questo. Lei si è fatto un'idea del perché? Ehm, si tende a nascondere, a non rendere pubblico le amicizie che pure ci sono trasversali in certi ambienti perché mi è capitato davvero anche tra leader, perfino comandanti militari, e poi dire: No, questa domanda, perché questa domanda? Io so che lei ha delle amicizie che frequenta nel mondo palestinese, ad esempio, ad esempio nel mondo anche diciamo cristiano e non cristiano, e, e, e c'è quasi una. Un eccesso di prudenza come si venisse giudicati per esprimere in qualche modo uh, la propria disponibilità e anche la propria testimonianza di dialogo con, con altri. Perché secondo lei accade questo? È una domanda che le faccio molto interessata perché io non l'ho capito. Beh, quello che lei dice è vero? Eh, in Medio Oriente, comunque, nulla è come appare. Eh. È sempre... Anche questo mi viene ripetuto sempre: Sì, sì nulla è come appare. C'è quello che si vede, poi c'è la realtà diversa. Diciamo, eh, anche questo succede anche a noi. In questo momento, il dialogo interreligioso è, è abbastanza in crisi, quello pubblico, quello istituzionale. Poi, nel territorio, lontano dalle telecamere, le dinamiche sono completamente diverse. Si possono fare incontri anche molto belli, anche molto veri, molto sinceri, sofferti, ma veri. Eh, questo è uno dei pochi aspetti positivi che questo conflitto ha portato. Eh, diciamo che eh, l'elemento identitario, di appartenenza identitaria, che è, lo che è contemporaneamente religioso, identitario, nazionale, eh, sociale, è, è molto forte eh, ed è molto raro trovare leader che siano capaci di svincolarsi totalmente da questo contesto. Da un lato perché creerebbe forte opposizione inizialmente, dall'altro lato anche corre il rischio eh, come dire, di non essere compreso. Eh, io sono giù da 35 anni, ora noi oggi facciamo cose che 35 anni fa non facevamo, parlo dei cristiani ma non solo. Eh, ci rapportiamo tra noi in maniera totalmente diversa rispetto a quello che facevamo 35, in maniera positiva, cioè molto meglio rispetto a 35 anni fa però mi, chiedi, mi dico se 35 anni fa avessimo fatto le cose che facciamo ora, qualcuno ad esempio, non sarebbero state comprese, sarebbero state rifiutate, dunque eh, il dialogo c'è i cambiamenti ci sono, le relazioni ci sono eh, ma bisogna superare la tentazione dell'esito immediato e soprattutto per voi giornalisti, voi dai media che volete subito l'immagine, ci sono situazioni dove dietro c'è tanta ferita, c'è tanto pregiudizio, c'è tanta ignoranza anche l'uno dell'altro, hanno bisogno di tempo per calare e per essere compresi. Una volta, eh, non ricordo quale pontefice, credo Giovanni Paolo II, disse per esempio del Libano, il Libano è un messaggio. Eh, che cosa voleva dire esattamente? Io sono stato recentemente, anche da un punto di vista istituzionale, mi ha molto colpito al di là delle tensioni e delle crisi di questi giorni che certo non superiamo con questo dibattito ma che non possiamo lasciare diciamo, semplicemente in sottofondo. E' è un paese... Probabilmente molti di voi lo sanno che dal punto di vista istituzionale ha codificato in qualche modo la coesistenza delle diverse anime. Il Presidente della Repubblica, non c'è in questo momento un capo dello Stato, deve essere per legge un cristiano maronita, il capo del Governo deve essere un musulmano sunnita, il capo del Parlamento un musulmano sciita. E questo in qualche modo trasmette l'idea evidentemente di chi ha provato a a tenere insieme le diverse anime ma cosa vuol dire oggi e proprio in questo momento il Libano è un messaggio ancora di più dopo quello che è accaduto e sta accadendo eh, è ancora oggi un messaggio però penso in maniera diversa rispetto a quello che intendeva Giovanni Paolo II Giovanni Paolo II intendeva come dice lei adesso eh, er, che era un modello di convivenza istituzionalizzato oggi eh, questo modello fa acqua il messaggio che parla è che questo modello non funziona più. Quello che è evidente un po' in tutto il Medio Oriente è che i vari modelli, eh, dopo la crisi attuale, ma anche insomma, che esplosa adesso, ma c'era anche prima, insomma, col fallimento dello Stato in Libano, la, quello che è accaduto in Siria in Iraq, eh, il conflitto israelo-palestinese, eh, più che ha più che ne mette. Insomma, eh, eh, tutto questo fa vedere in maniera molto chiara che eh, i vecchi modelli istituzionali di coesistenza non funzionano più c'è bisogno di creare nuovi modelli non vedo come in questo momento eh, avremo bisogno di anche volti nuovi eh, perché non puoi creare nuove prospettive con i volti vecchi quindi diciamo se c'è una cosa che si può comprendere dalla crisi attuale dalla guerra terribile che stiamo vivendo Quest'ultimo anno è che eh, avremo bisogno di ripensare in maniera seria e radicale eh, i modelli di coesistenza per il futuro del Medio Oriente. E per la Chiesa e per i cristiani questo cosa significa? Beh, eh, noi siamo come due di Copa quando briscono i denari, dal punto di vista numerico, siamo pochi. Questo non significa che non abbiamo niente da fare, eh, c'è molto da fare, ma eh, non dobbiamo pensare. Eh, che il mondo sia in attesa nostra. Ecco, siamo noi che ci dobbiamo muovere, ecco, superare tutti i nostri eh, comuni pregiudizi, reciproci pregiudizi ed essere capaci di proporre un linguaggio nuovo. La presenza dei cristiani in questo momento è molto importante. Eh, è importante perché? Eh, esemplifico, già un paio di volte in questi mesi, incontrando musulmani, anche ebrei, religiosi, ma non solo, eh, parlando con loro, Parlavamo della crisi naturalmente, della guerra, di quello che sta dicendo. Io dicevo loro: ma provate a incontrarvi, voi, ebrei e, e musulmani, perché in fondo insomma, tocca a voi eh, fare, eh, cercare di trovare una soluzione a qualcosa. Loro solo mi hanno risposto, persone che non si conoscono separatamente. Da soli non riusciamo, però se voi ci siete possiamo incontrarci, perché la vostra presenza dà all'incontro una prospettiva completamente diversa. Quindi la presenza cristiana in questo senso è importante perché porta un linguaggio diverso, ehm, che non ha interessi politici immediati, che non è intruppato in nessuna narrativa particolare, esclusiva e così via. Quindi può portare un contributo nella riflessione, nella elaborazione di quello che stiamo eh, vivendo che credo sia importante e necessaria. Lei ha fatto un gesto, non so se ha voglia di parlarne, eh, che ha molto colpito l'opinione pubblica internazionale, ha colpito molto noi giornalisti. A un certo momento, mentre c'era tutto questo dibattito su cosa fare e cosa non fare a Gaza, eh, il patriarca di Gerusalemme si è offerto, prendete me al posto degli ostaggi. Era una cosa a cui non eravamo più abituati, quella diciamo di mettersi a disposizione con il proprio corpo e anche con ciò che si rappresenta. Che cosa, cosa l'ha mossa in quel momento a, a, a fare quella scelta e quella, quella proposta? E, e poi se ha avuto l'impressione che nel tempo può aver avuto un esito nel senso di eh, cambiare un po' lo spartito? anche della contrapposizione non solo lessicale, non direttamente tra le parti coinvolte, ma tra le tantissime parti coinvolte, perché è un conflitto che non riguarda solo alcune parti, ma ci sono pezzi di mondo, di interessi che si confrontano. Beh, diciamo, non mi piace parlare molto di, di me. Lo so, no. per questo le ho fatto la domanda. Eh, <ride> sì, sì. Mai fidarsi dei, dei giornalisti. Specialmente di quelli cattolici. Ma, I cattolici sono i peggiori in assoluto. Sì, sì. Ecco, ehm, eh, voglio dire, non sono un eroe, non voglio passare per eroe, eccetera. Eh, eh, veramente mi ha molto stupito tutta la reazione per una cosa che io considero banale. Eh, tutto è nato da una domanda con uno giornalista, una sua collega, che mi chiede ma se glielo chiedessero lei lo farebbe? Io ho risposto, ovviamente sì. Ecco, e questo ha creato una forte eco in tutto il mondo, non sempre positiva, il mondo arabo non era molto soddisfatto di questo, perché, poi, eh, perché i prigionieri, farei lo stesso anche per i prigionieri, insomma io sono un religioso, ho dedicato la mia vita a Dio, dunque significa che la vita non mi appartiene più, non è, non è mia, l'ho donata e quindi fa parte della propria vita insomma, eh, tutto questo. E, non c'è stato nessuno, naturalmente eh, i contatti ci sono stati, qua e là così, ma è chiaro che non c'erano nemmeno e non ci sono le condizioni perché avvenga qualcosa di questo genere. È stato importante, al di là della mia persona, perché era un contesto di grande odio, di, di linguaggio anche di disprezzo di odio, era un modo di, dire, di dire qualcosa di diverso. e di anche aprire prospettive diverse, un modo diverso di stare dentro quella realtà così sofferente. Papa Francesco sappiamo segue con molta attenzione, anche con cura personale, quello che, quello che accade eh, in Medio Oriente e guarda con, con preoccupazione al Medio Oriente, non solo al Medio Oriente, pensiamo all'Ucraina. Se volessimo allargare lo sguardo da, da pastore... Lei che vede questo tempo di guerra così presente nel nostro tempo, come, come proverebbe a spiegarcelo? Perché noi abbiamo per tanti anni rimosso dalla nostra memoria la possibilità della, della guerra, relegandola a un fatto del passato e che semmai avrebbe riguardato luoghi, persone, culture lontane da noi. Invece dall'Ucraina al Medio Oriente, a Gaza... Per non parlare di altri, di altri conflitti, di cui, e questo è uno dei temi tra l'altro del festival, eh, che non sono sotto i riflettori eppure sono presenti. Eh, Filippo Grandi, l'Alto Commissario ONU per i rifugiati, che ha la responsabilità di diciamo, aggiornare anche la contabilità sui profughi di guerra nel mondo. Eh, già prima della guerra a Gaza ci diceva che si era superata la soglia dei 100 milioni di profughi di guerra in tutto il mondo, un numero altissimo, probabilmente più alto addirittura del totale dei profughi registrati durante la seconda guerra mondiale, dove però diciamo, le possibilità di censire questi, questi spostamenti erano meno agevoli di quelle di oggi. E davanti a questa diciamo, ipotesi di guerra così presente nel nostro tempo, da pastore che vive in un luogo che è un luogo di conflitto e che è un luogo di conflitto non solo con le armi, adesso con le armi, ma ci sono momenti in cui le armi sembrano tacere, ma il conflitto cova in qualche modo. Come ci può aiutare a guardare a questo tempo? Beh, la prima cosa che mi viene da dire, innanzitutto, è che è una visione un po' eurocentrica la vostra. Perché il fatto che per 80 anni non ci sia stata guerra in Europa non significa che nel mondo non ci fossero state le guerre. E in Medio Oriente la guerra che c'è in questo momento non è una novità assoluta, ahimè, ogni due o tre anni ne abbiamo avuto una. Quindi, ecco. Ma per stare alla domanda ecco, aggiungerei anche che eh, forse il fatto che non eravate abituati alla guerra vi ha fatto dimenticare un aspetto importante anche nella vita, vita spirituale, se si può dire così, e nella vita del mondo, che eh, nelle persone, l'uomo... Nel suo cuore non ha solo un desiderio di bene, ma anche un desiderio di male. C'è il male nel mondo. Eh, esiste il male. E forse noi non, non abbiamo una visione così edulcorata della vita e che ci siamo dimenticati che il male c'è. C'è un desiderio anche di morte, di violenza, di possesso. Si vede continuamente nelle piccole realtà come anche in quelle eh, macroscopiche e così via. Ecco, e eh, per stare alla sua domanda, dunque la prima cosa chiedersi è come stare di fronte a questa realtà del male. Eh, del male. In Deuteronomio 30, versetto 15, Dio dice al popolo, al popolo quel tempo, al popolo di Israele, pongo di fronte a te la benedizione e la maledizione, la vita e la morte, il bene e il male. Scegli il bene, ma puoi anche scegliere il male. Eh, Adamo eh, ha scelto di impossessarsi della scelta del bene e del male e così via. Quindi, questa è una realtà che c'è nel mondo con la quale dobbiamo imparare a fare i conti. Eccolo come stare, e la mia domanda che mi faccio è: come stare di fronte a questa, questa situazione? Eh, Nell'Apocalisse c'è una meravigliosa. Adesso non voglio fare omelie, eh, ma c'è una meravigliosa. Ma non la faccio perché sì, sì. la ascoltiamo. Fare l'omelia ai giornalisti è come. È tempo, eh beh, perso. Dico, è tempo perso, sì. però per fortuna non ci sono solo giornalisti. Sì. Sì, sì. Eh, dunque, stavo dicendo, nel libro dell'Apocalisse c'è una meravigliosa descrizione del male, il drago con le sette teste, i diademi, che con la sua coda spazza via eh, una, la, la terra e così via, eccetera. Ecco, è una meravigliosa descrizione della potenza del male, che è potente. E cosa sta di fronte al drago? Una donna che pratorisce un figlio, che è il gesto di amore più grande e più bello in assoluto nella vita del mondo, di fronte al quale il male non può fare nulla. Ecco, eh, credo che sia questo eh, la, il modo, la, quello che eh, cerco di dire anche alla mia gente in Terra Santa. Se guardiamo solo il male non vedremo altro che questo. Dobbiamo cercare di essere, di vedere e di dare spazio a quell'immagine, quell la donna che protegge un figlio, che è il gesto di amore che ancora si fanno, che ancora esistono, che ancora ci sono nel mondo, anche in Terra Santa, dappertutto. E che sono, diciamo così, la resistenza eh, meravigliosa che non concede al male di avere la totalità della, eh, della patronanza del mondo. Grazie. Tra i gesti spontanei e eh, sempre sorprendenti per i giornalisti, eh, ricordo poco più di una settimana fa, all'insaputa di noi che eravamo, che eravamo in, a Gerusalemme, insomma in, in Israele, eh, Sua Eminenza è arrivato a Jenin è arrivato a Genin perché c'erano state giornate molto dure di confronto armato particolarmente cruento, si è recato alla, parro alla parrocchia di Jenin e poi... Nella, nella, nella città, noi giornalisti lo abbiamo scoperto in realtà dopo, a cose, a cose fatte. Lo dico questo per dire che, come avete capito, Sua Eminenza non gli importa molto finire sui giornali o in prima pagina, non si porta a persone, Odio questa cosa. Sì. Sì, non si porta, eh, io non dico odio perché non posso, però. Però diciamo, alla sera alle, 7, quando, alle 8 di sera, quando il giornale ti chiama da Milano, dice: ma Gira voce che il cardinale sia andato a Genin. Ha detto: Guarda, non è possibile, io sto qua, non l'ho visto. E un minuto dopo arrivano le fotografie di qualcuno della gente di Genin che ha, visto, che ha visto Sua Eminenza lì. E quindi capite che per noi è complicato avere a che fare con un cardinale così. <ride> Però fuori di battuta, lei ha compiuto anche questo, questo ennesimo gesto. Allora le chiedo, proprio perché citava diciamo, questi spiragli di luce, eh, di, di speranza che ci sono. Se dovesse così raccontarci anche qualche storia minima o qualche episodio che, che incoraggia anche noi che in qualche modo siamo fagocitati dalla cronaca e che sentiamo la responsabilità di cercare eh, dei, dei, dei momenti di, di speranza, per due ragioni lo dico, una personale. Perché altrimenti si va fuori di testa se uno fa il corrispondente di guerra e racconta solo il peggio dei conflitti. E due, perché altrimenti, lo dico da giornalista cattolico, se non si riesce a trovare un punto luce in mezzo all'abisso del buio, ti domandi anche da giornalista e da giornalista cattolico che cosa stai facendo e che cosa stai raccontando se davvero il tunnel non ha fine. La luce del tunnel viene da dentro, non viene da fuori. Vabbè, tra Uh, innanzitutto è vero, cioè, a me non piace girare con i giornalisti dietro. Innanzitutto, perché se c'è la telecamera perdi la spontaneità e la libertà. Fai le cose per la telecamera e non per le persone che hai di fronte. A me interessa avere a che fare con le persone che ho di fronte, avere relazioni vere da pastore con la mia gente. Poi, dalle telecamere se ne parlano o non ne parlano a me non interessa, insomma ecco. il mio scopo non è che parlino di me ma servire la mia gente e continuare a fare tutto modo il modo possibile per volerli bene, prima cosa eh, qualcosa di positivo ma Janine è una piccola combattuta, non è poi così piccola, un centinaio di famiglie eh, eh, riunite aggrappate intorno a questo Piccolo centro parrocchiale. Vorrei prendere invece come esempio la parrocchia che è, è meno problematica in assoluto, che è quella di Gaza. Eh, vivono la condizione dal punto di vista eh, umano, umanitario, sotto ogni punto di vista più drammatica in assoluto. No? Lei è stato anche a Gaza, ricordiamolo perché sì, gliel'avrei chiesto. Uh, dopo però Sua Eminenza si è recato a Gaza eh, maggio scorso, nel, sì. maggio, nel maggio scorso e, e se può raccontarci appunto anche, anche di questo. Dunque eh, è una parrocchia piccola, sono 600 persone, quindi su 2 milioni, quindi è una realtà molto piccola, più simbolica che... È, però so, ci sono, <ride> sono persone, eh, famiglie, con figli e così via. Ed è la parrocchia, la comunità ehm, che ha vissuto e sta vivendo... Dramma incredibile: hanno perso tutto, hanno perso casa, hanno perso soldi. Vivono eh, accampati nella vecchia scuola intorno alla parrocchia. Chi c'è stato sa insomma, che è, è, piuttosto, è una in realtà piuttosto povera. Eh, mangiano, cioè, cucinano un paio di volte alla settimana e questo deve bastare per tutta la settimana perché uno dei problemi anche è anche far arrivare il cibo l'igiene anche problematica, l'acqua e così via. Sono situazioni, da un anno sono senza scuola, bombardamenti, una, una trentina sono morti sotto i bombardamenti, quindi vuol dire <ride> hanno sofferto e non poco. Ecco, però dopo averli incontrati, quando pensavo di incontrare una comunità eccetera, ho incontrato una comunità che soffre, ma nella quale non ho sentito una sola parola di odio, di rancore, di vendetta. E sono rimasto quattro giorni, quindi c'è stato il tempo per parlare. E il vecchio direttore dell'ospedale anglicano, che ero ospite lì, mi, disse, mi diceva, noi cristiani non abbiamo la violenza nel sangue, non siamo capaci eh, di usare la violenza. Quindi cerchiamo di vivere in questo modo, nel modo migliore possibile ecco, eh, sapendo che non abbiamo grandi mezzi ma è questo è, è quello che siamo ed l'ho trovato molto bello, molto ricchente e un altro un ragazzino che fa, si preparava alla Cresima adesso l'ha fatta, gliel'ho fatta io proprio quando ero lì e diceva, perché una delle operazioni, del nome eh, Hamas ha chiamato l'operazione eh, l'operazione insomma della guerra di Gaza il il diluvio di Alax. Lui ha detto in questo diluvio noi vogliamo essere l'arca di Noè. Ecco, voglio dire, questo dice anche e di questo io sono molto fiero della mia comunità che qual è lo stile cristiano di stare dentro quel conflitto. Quindi ci sono persone di lui e poi ci sono non solo tra i cristiani, anche tra eh, musulmani, tra ebrei abbiamo incontrato in privato sia gli uni che gli altri ed erano incontri molto belli, molto veri, eh, molto sofferti, ma anche molto sinceri. Quindi non è tutto perduto. Aggiungo, adesso non voglio parlare troppo, questa guerra... Noi siamo qui per ascoltare lei. Quindi... Eh, sì, sì, certo. Eh, <ride> questa guerra ha cancellato molte cose nel dialogo interreligioso, istituzionale. Eh, ci sono molte ferite da ambo i lati, eh? anche io sono, mi sono molto ferito da, da tanti, però eh, diciamo a livello istituzionale sì, siamo un po' paralizzati, bloccati, ingessati, non so come dire, però nel territorio si stanno liberando eh, diciamo così, relazioni prospettive che prima non avevamo e questo eh, credo che sia un, un punto importante. Da tenere in considerazione quando la guerra finirà, perché presto, prima o poi finirà, vorrei per dire che dovremo riprendere queste relazioni, ma non necessariamente quelle che avevamo prima, ma si riprenderanno, ci saremo. Questo è, è molto vero, e. Diciamo facendo un rimprovero a me stesso più che alla categoria, ognuno parla per sé, è, è poco documentato e poco raccontato, eppure ci sono molte esperienze. A me è capitato di andare, per esempio, molte volte in Palestina con attivisti per i diritti umani israeliani che collaborano con giovani attivisti eh, palestinesi. Ho trovato anche una critica, ne cito una in particolare perché diciamo, è stata pubblicata, quindi non è una rivelazione. Intervistando una volta il figlio di Marwan Barghouti, eh, sapete questo leader palestinese che si trova eh, a molti ergastoli ormai da più di vent'anni nelle carceri israeliane, dopo il 7 ottobre eh, lui ebbe il coraggio di dire Arab Barghouti, il figlio più giovane, che tra l'altro è molto impegnato anche politicamente adesso eh, in nome del padre, dice beh... Avevamo imparato una cosa anche noi palestinesi, a tenere i civili fuori dai giochi, eh, come per dire che eh, il conflitto ormai ha fatto tracimare eh, la violenza, l'odio reciproco, e, e c'è chi lo subisce di più naturalmente, ma eh, facendo perdere anche quello che si era maturato fino a un certo punto. E cioè che i civili dovessero essere tenuti fuori dai giochi. Questo vale tanto per i palestinesi che continuano a soffrire. Ricordiamo quanti innocenti ci sono in questo, in questo conflitto e di quanti non sappiamo nulla e sapremo avanti, chissà ecco, quando poi la storia ecco, tirerà le somme, che cosa, che cosa ci dirà. E naturalmente non possiamo neanche dimenticare gli ostaggi israeliani. Ecco, davanti, davanti a tutto questo. La Chiesa, la Chiesa intendo dire anche come istituzione, non solo come missionaria sul terreno, co come guarda a questa crisi e a questa opportunità davanti alle carte che in qualche modo vengono rimescolate? Siamo ancora nella crisi, per capire l'opportunità è presto, abbiamo bisogno di tempo, eh, deve finire questa guerra e, e dobbiamo, come dire. Eh, avere anche lo spazio emozionale, interiore nel proprio cuore, di riuscire a respirare, guardare oltre adesso la violenza è troppa per, ehm, possiamo intuire qualcosa ma non siamo in grado di elaborare in maniera eh, sistematica, chiara organizzata, quale sarà il futuro possiamo capire eh, dire, ci sono alcuni aspetti evidenti Gli israeliani e palestinesi resteranno lì noi cristiani resteremo lì eh, e quindi dovremo trovare il modo di ricostruire quella, quel tessuto di relazioni che adesso è andato distrutto. Come ho detto prima anche in maniera, dovremo pensarlo in maniera totalmente nuova, con anche volti nuovi. Eh. Cioè, no, non costruisci nuove prospettive con i vecchi personaggi, hai bisogno sia sul piano religioso come quello politico e sociale di volti nuovi. Eh, che prima o poi verranno fuori perché eh, sono società molto vive sia quella israeliana che quella palestinese quindi su questo e eh, la Chiesa dovrà esserci dovrà esserci non soltanto fisicamente perché saremo lì dovrà esserci portando un contributo nella riflessione, nell'elaborazione nella, eh, nella capacità di eh, come dire, non di Aiutare ad aprire orizzonti, non fermarsi al dolore. Eh, uno dei problemi che abbiamo è il vittimismo. Ciascuno si sente vittima, la sola vittima di questo conflitto e così via. Ecco, la Chiesa ha la possibilità, potrebbe avere la possibilità di aiutare ad avere uno sguardo che vada oltre. Noi crediamo nel Dio trascendente, si è incarnato, ma anche nella trascendenza. La fede dunque deve portarci anche a trascendere il momento presente, a non fermarsi lì. Uno degli aspetti trascurati quando si parla di conflitti è, per esempio, la cura del creato. Il festival ha anche questo si è preso questa responsabilità di ricordarcelo. E in qualche modo anche nella gestione degli spazi, dei luoghi, nell'accaparrarsi i luoghi e naturalmente poi nel distruggere i luoghi quando, quando c'è di mezzo la guerra il creato diventa dimenticato. Vale per il mare, vale per la terra, vale per, per, per la flora, la fauna, insomma, eh, da, dal punto di vista di chi è stato lì ed è lì da ormai più di 35 anni, come, come secondo lei il rapporto con il creato o un rapporto sbagliato con il creato? può modificare anche le relazioni umane fino allo scontro fisico? Beh, Diciamo la verità, non vorrei sembrare eh, irriverente, ma diciamo che in questo momento l'idea del creato, del rispetto del creato, è l'ultimo dei problemi che ci poniamo in questo momento. Ecco. Eh, entrando a Gaza, ad esempio, eh, maggio scorso, non era la prima volta che entravo, ma era una realtà totalmente diversa. La prima impressione era proprio questa: cioè montagne di, eh, come si dice, di, di rifiuti dappertutto, le fognature saltate, quindi si entrava dentro un mare di liquami e così via. Eh, la, la guerra distrugge tutto: eh, tutto, vuol dire le relazioni, la fiducia, crea odio, eh, distrugge le infrastrutture, eh, distrugge gli, gli spazi vitali e così via. Quindi, eh, eh, quello, adesso pensando, quello che posso dire è che ehm, il modo in cui tu costruisci le relazioni con l'altro lo vedi poi a 360 gradi anche eh, nella relazione col creato, con l'ambiente e con la realtà circostante. Io lo chiedevo proprio perché tra l'altro poi eh, mi era capitato recentemente in Libano. Per esempio, di assistere, di così anche valutare insieme a dei militari, non solo italiani, quanto la distruzione prima della guerra di queste, di queste giornate, di queste ore, avesse toccato un'ampia fascia di paese con l'uso di armi, penso al fosforo bianco, che poi creano un sacco di problemi. Tra l'altro, mi dicevano la settima, eh, il parroco di, di Tiro. Uh, Diceva uno dei problemi Fic, tu Fic, tu Fic, tu Fic, che, sta, che fa un lavoro tra straordinario perché ha aperto il convento in questi giorni a, a tante famiglie musulmane che scappano dai, dai bombardamenti. Diceva che uno dei problemi è che in alcuni dei villaggi cristiani dove si uh, producono olive, un olio straordinario, adesso uno dei problemi è che nessuno vuole più comprare quell'olio perché c'è il timore che possa essere eh, contaminato dal fosforo, dal fosforo bianco, e d'altra parte però. Così come c'è questo tentativo di inquinare, come dire, intossicare il creato e quindi le relazioni, mi ha molto colpito alcune settimane fa invece a Nazareth dove ero stato con, con il custode padre Francesco Patton. L'incontro, la marcia della pace dei giovani cristiani e, e mi ha molto colpito l'emozione fino alle lacrime di tanti ragazzi cristiani palestinesi. Che finalmente avevano ottenuto il permesso di incontrare i loro coetanei cristiani in terra di, eh, di Israele. Però qui c'è un tema, e qui arrivo alla domanda, l'ho presa molto alla larga, e, e cioè il tema è: i cristiani hanno inevitabilmente purtroppo anche una serie di divisioni tra di loro, e c'è stato un gesto che mi ha molto colpito al sepolcro eh, alcune settimane fa, quando finalmente arriva un gruppo di pellegrini. E fuori dal, 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 dal Santo Sepolcro, come succede a tanti, dicevano, beh, però insomma, qui si potrebbe fare la pace, volersi bene, si sta sullo stesso perimetro di terra. Poi succede che il parroco che li accompagnava, straniero, li porta, li porta eh, in giro per, per, per la Basilica e commette un gesto che probabilmente non era permesso dallo status quo e lì ne è nata una discussione con, con un religioso. Eh, di un'altra eh, confessione cristiana. greco Ortodosso lo dico io. Vabbè. Ecco. Allora, lì, lì io ho detto, noi, noi cristiani, no? delle volte, lo dico da giornalista, che, che arriva e dice, beh, però pro, perché non ci si mette d'accordo? Sarebbe facile fare la pace? E poi succede che tra cristiani si litiga invece. Ma Anche qui litigate tra voi. Molto. Allora, voglio dire, eh, innanzitutto... Allora, il Santo Sepolcro non è il criterio di lettura e interpretazione delle relazioni tra i cristiani, il Santo Sepolcro è un microcosmo chiuso in sé eh, dove tra l'altro le cose vanno molto meglio che nel passato, voglio dire stanno facendo un sacco di restauri insieme, c'è una buona collaborazione eccetera, che poi ci sia stato il monaco o a volte anche il frate, eh, sia ben chiaro, testa calda che aveva, eh, non so, la... Il giorno negativo, così, eccetera, può accadere in tutte le circostanze, può accadere anche lì. Santo Sepolcro è un condominio, neanche il migliore dei condomini, e lei mi insegna che anche nel migliore dei condomini ogni tanto ci sono dei fraintendimenti. Ecco, detto questo, le relazioni tra i cristiani oggi sono molto positive. Eh, parlo da pastore adesso, ero custode prima, mi concentravo su Santo Sepolcro, adesso da pastore mi concentro sulla vita delle parrocchie, delle comunità. Oltre il 90% delle famiglie cristiane è misto, cattolici e ortodossi si sposano tra loro, quando tu celebri in chiesa non sai mai chi è cattolico chi è ortodosso perché la gente decide di andare a messa dove vogliono, il ecco, mondo slavo forse è diverso ma in Medio Oriente è così, ecco, eh, per la gente l'unità è già fatta, il problema sono le istituzioni religiose ma non per la gente. Il fatto che ci sono ancora i due calendari: il calendario giuliano per gli ortodossi, il calendario gregoriano per i cattolici, è per la gente un dramma, un dramma. La gente vuole celebrare insieme, vuole fare le feste insieme. Ecco, per dire, i cristiani eh, in Terra Santa non sono così divisi. Ci sono altro genere di divisioni tra i cristiani, che non è quello che dice lei. Ci sono, eh, che divisioni ci sono? Ci sono anche dentro le stesse chiese, non solo tra le chiese, ma dentro le stesse chiese, che, sono molto che questa guerra ha tirato fuori in maniera anche dolorosa. Ci sono cristiani di espressione che parlano ebraico cristiani che parlano arabo, che in questa guerra vivono da prospettive completamente diverse. La guerra. Noi abbiamo cristiani sotto le bombe, ma abbiamo anche cristiani che fanno servizio nel, nell'esercito. Ecco, non è semplice. Conservare l'unità in questo contesto, perché le narrative sono molto diverse. E per molti mesi adesso un po' meno, un po' meno, ma non del tutto uh, meno. Eh, ci sono stati anche con me, con, la, con le mie parrocchie, con le mie comunità, ci cioè sono stati anche come dire, momenti di, tra virgolette, dialogo per usare una parola che a voi piace, eh, non facile, non semplice, molto vero però, molto, molto sincero, per dire: Ma eh, tu ci rappresenti, sei la nostra voce, eh, però noi non, non ci sentiamo sempre rappresentati da quello che dice e così via. Non è semplice e ci ho pensato un po', poi sono arrivato a questa conclusione che ancora una volta indica un po' la differenza tra i cristiani e gli altri, gli altri in generale, in un contesto dove tutti cercano di dividersi, separarsi l'uno dall'altro, noi stiamo facendo la fatica di stare insieme. Infatti lo, lo scopo diciamo, della domanda poi era anche questo, cioè quanto conta e quanto è importante il percorso verso l'unità dei cristiani. Papa Francesco lo ricorda continuamente, però mai come in questi luoghi, lo dico perché in Ucraina c'è un problema anche qui eh, di uso distorto della religione. E quella è eminentemente una guerra di cristiani contro cristiani, eh, con tutte le diciamo, addizioni e sottrazioni delle varie confessioni. Però, quanto profetico può essere il percorso dell'unità dei cristiani in terra santa eh, e che messaggio può dare al resto del mondo? Se ci fosse l'unità, come dice lei, sarebbe un gesto, eh, come dire, potentissimo per la vita del mondo. Questo non c'è alcun dubbio. Eh, ancora adesso sono convinto, però, che la testimonianza delle chiese cristiane... Piccole, complicate, eh, tutto zoppicanti, tutto quello che vuoi, insomma ecco, sono ancora però capaci di parlare un linguaggio diverso eh, rispetto alle narrative eh, politico-sociali che stiamo vivendo in questo momento. Forse non siamo così determinanti, non siamo così potenti nelle nostre forme di linguaggio, ecco, però eh, cerchiamo di mantenere la nostra diversità su questo, su questo eh, però tutti i gesti di unità fatti a Gerusalemme hanno una ripercussione sulla vita del mondo, su questo sono convinto, incredibile. Eh, e questa è anche la vocazione nel quale siamo chiamati, eh, molto bella, molto importante, molto potente. Ed è eh, Gerusalemme poi ci fa anche vedere eh, come dire la tentazione di sempre, la tentazione da un lato del potere. E la vocazione alla profezia. Tutti, anche noi cristiani, le istituzioni abbiamo la tentazione del potere e quindi di allinearci con il potere di turno per avere qualche privilegio in più, pagare un po' di tasse in meno forse, una cosa del genere. Oppure ecco. anche il coraggio della profezia, essere capaci di essere più poveri, però allo stesso tempo anche più liberi nelle nostre espressioni, nel nostro linguaggio. Il cristianesimo di oggi si pone anche davanti al tema dei diritti umani, evidentemente, che non riguarda solo il Medio Oriente, e una cosa che mi ha così fatto riflettere alcune settimane fa intervistando il Presidente del Parlamento libanese è che quando si parlava dei profughi siriani, che una parte della, della politica libanese vorrebbe riportare in Siria, e io gli avevo risposto dicendo però Assad non è un campione dei diritti umani, ma non le, non le faccio la domanda su, su questo. La risposta, è, la risposta è stata, voi europei non potete, più, non potete più darci nessun esempio sui diritti umani, guardate come state trattando migranti e profughi dalla Turchia alla Libia quando vi trovate a pagare eh, istituzioni, in qualche modo trafficanti, perché trattengano le persone in quel posto lì. Ora io mai avrei pensato, quando ho cominciato a fare questo mestiere, che un giorno qualcuno in Medio Oriente e da quella parte del Medio Oriente rimproverasse noi che pensavamo di essere la culla dei diritti umani e custodi dei diritti umani attraverso anche le convenzioni per cui abbiamo deciso di normare come è giusto che fosse, penso alla Convenzione di Ginevra per i diritti dell'uomo, ed ecco che invece qualcuno di là ci dice noi almeno le persone non le mettiamo in mare e non vi ricattiamo come fanno altri da altre parti del mondo. Ora, al di là dell'esempio specifico, c'è un tema che riguarda evidentemente anche l'Europa e l'Europa cristiana che eh, vorrebbe, tante volte diciamo negli ambiti più nostri, ci siamo sentiti dire che bisogna difendere e promuovere le radici cristiane d'Europa e poi in realtà eh, altri ci dicono che Altri che non sono cristiani ci dicono: Guardate, che voi state tradendo in qualche modo perfino le vostre, le vostre radici. Le capita diciamo, di, di sentirsi osservato in questo modo e dal suo osservatorio di guardare all'Europa, al vecchio continente, non Europa, come l'ha chiamata più volte Papa Francesco, con questo sguardo e con questa preoccupazione per certi versi? È una domanda un po' complessa eh, che avrebbe bisogno di essere un po' articolata anche nella risposta. Bisogna definire innanzitutto i diritti umani, perché non, ci, non siamo più d'accordo nemmeno sulla definizione di cosa è un diritto umano. Per la Francia l'aborto è un diritto umano. Ecco, voglio dire, è un esempio, adesso non voglio entrare dentro queste questioni, per dire come anche l'idea di diritti umani, eh, ciò che eh, le convenzioni internazionali. Eh, firmate nei, subito dopo la seconda guerra mondiale, soprattutto dai paesi occidentali, ehm, avrebbero bisogno di essere ripensate sicuramente oggi. Eh, confermo che il Medio Oriente, ma non da adesso, è molto stanca della lezione che gli, europei vogliono, gli, occidentali, non solo gli, europei, gli occidentali vogliono dare al mondo. Ecco, vogliamo ricordare la lezione di democrazia che si è voluto dare all'Iraq dai primi anni 90? ecco, democrazia occidentale ecco, e così via. Eh, solo, sono alcuni degli esempi e così via. Per cui il eh, eh, Medio Oriente è dal punto di vista anche culturale un bacino enorme. Eh, non dimentichiamo che le radici cristiane dell'Europa vengono dal Medio Oriente, quindi che l'Europa e l'Occidente voglia dare lezioni. Di, eh, eh, dal punto di vista culturale, storico, eccetera, a, al Medio Oriente fa un po' sorridere. Ecco, eh, prima cosa. Quindi eh, credo che su questo il dialogo interreligioso sia molto importante, e, perché finora ci siamo sempre parlati delle nostre cose, ma eh, io credo che tra cristiani, ebrei e musulmani su alcuni aspetti dei diritti fondamentali della persona eh, di diritti umani andiamo più d'accordo che non con il mondo cosiddetto laico occidentale ecco e, e su questo eh, è, tem è, come dire, è tempo ma anche è campo ancora abbastanza inesplorato ecco, eh, do eh, dobbiamo lavorare e lavorare molto di più su questo ehm, la, la questione dei diritti umani ha bisogno di una grande riflessione a 360 gradi e una cosa che è chiara e che i paesi occidentali non capiscono ancora è che l'elemento religioso non, può, non sarà necessariamente quello determinante per la, per la riflessione ma non può essere escluso. Quindi ci sarà bisogno che cristiani e ebrei e musulmani sappiano portare il loro contributo nell'elaborazione nell'idea nella... Eh, nell eh, come dire, nella, eh, eh, prendere coscienza di quelli che sono oggi i diritti fondamentali, i diritti umani eh, alla luce delle crisi attuali dell'immigrazione. L'immigrazione non è soltanto europea, no. è mondiale, è un fenomeno globale quello dell'immigrazione. È chiaro che eh, a, qui interessa di più quello che accade qui e così via, eccetera. E c'è una incapacità eh, culturale a prendere atto di questo e eh, dunque l'elemento religioso è, de, de, io credo che sia importante per aiutare anche coloro che poi dovranno prendere le decisioni a, a sapere affrontare questo problema dal punto di vista anche culturale, eh, so, religioso-culturale, nella maniera adeguata. Come noi vediamo la seconda parte della domanda, eh, dal Medio Oriente, dalla nostra prospettiva, voi, beh non vi vediamo molto. Ecco, ehm, eh, diciamo che eh, non c'è molta comprensione di quello che sta accadendo qui siamo troppo immersi nelle nostre cose per avere la libertà di guardare in maniera libera quello che sta accadendo voi eh, diciamo che sembrate una società molto stanca eh, eh, vecchia ecco è incapace di eh, elaborare in maniera chiara eh, vuol dire, prospettive serene per il vostro futuro. E a questo punto le chiedo che cosa il Medio Oriente può insegnarci. Cosa può insegnare? Beh, dunque, eh, voi state diventando, eravate una società monoculturale, monoreligiosa, state diventando una società pluriculturale, plurireligiosa. Noi lo siamo da secoli, da sempre. Ecco, oddio, non tutto quello che noi facciamo funziona, eh? A direi proprio ultimamente forse non tantissimo. Ecco, però <coughs> per noi vivere tra cristiani, ebrei e musulmani è una normalità, non è un dramma. Ecco, eh, per noi cristiani in Medio Oriente siamo da 2000 anni di fatto, a parte alcune parentesi bizantine e crociate, di cui non siamo molto fieri, ecco, siamo sempre stati in minoranza. Essere minoranza non è un dramma, eh, l'importante non, non è avere numeri, ma avere qualcosa da dire. Ecco. Beh. Quando si parla di minoranza, siccome io non sono come, come sa chi mi ascolta o quei due o tre che mi leggono ogni tanto, non sono uno che ha fatto grandi studi. Allora mi capita di citare spesso Bernanò, che in uno dei suoi, dei suoi racconti, romanzi, faceva dire uno dei suoi personaggi che quando si parla dell'essere il sale della terra, bisogna ricordarsi che il sale dà sapore, serve anche però perché disinfetta le, le, le ferite. E il cristianesimo si prende questa responsabilità che è molto, è molto dolorosa. Eh, le pesa qualche volta come dire, essere pastore e testimone di questa presenza, che è una presenza che non può essere sempre evidentemente accomodante, che cerca di dare speranza, ma che usando, di parole, usando parole di verità inevitabilmente può risultare talvolta irritante. Umanamente è difficile. Dal punto di vista umano, essere sempre al centro, sotto pressione, tirato da una parte e dall'altra, eh, non soltanto dalla politica o dagli altri, ma anche dai tuoi, ecco, eh, a volte forse i tuoi in maniera ancora più dolorosa. Non è mai semplice, non è mai facile, eh, e il rischio è quello di. Di starne fuori. e Invece eh, è importante eh, avere coscienza, se, sei, se hai un ruolo, hai una responsabilità, di stare lì ed accettare l'idea che devi lasciarti ferire. Cioè, stare in mezzo alla gente, stare dentro le situazioni è doloroso ti ferisce. Eh, la tentazione di starne fuori per non farsi ferire è forte ma è un errore è sbagliato, devi stare lì. Ecco, eh, L'immagine che ho è stat crux d'un volvitur orbis, il mondo gira, tutte le sue dinamiche, ecco, ma il tuo riferimento è la croce, devi stare lì, la croce è lì, eh, eh, l'abbiamo sentito nei Vangeli di questi giorni, insomma, chi vuole venire dietro a me prenda la sua croce. Quindi Stare dentro quelle situazioni con fede per quanto possibile, avere anche la capacità umanamente di avere i tuoi riferimenti importanti, perché nessuno è un eroe, insomma ecco, e poi accettare anche l'idea, l'idea che non è mai facile che è inevitabile fare degli errori. Gli errori si fanno, ecco. E alla fine non sarai giudicato per quanti errori hai fatto. Oddio, ci sarà anche questo alla fine. Perché alla fine... Però eh, è, impor vorranno, dire, è importante avere qualcuno che sai che c'è, che è lì, che è presente, col qua al quale puoi fare riferimento. Ed è doloroso, umanamente, faticoso, ma necessario. Grazie. E a proposito di questo, a me stupisce frequentando ogni tanto quei luoghi vedo qui insomma ci sono anche diversi frati e fioriscono delle vocazioni e tra giovani che non ti aspetteresti per certi versi e decidono di, di, di impegnare la propria vita in un tempo e in un luogo di grande difficoltà dove sarebbe molto più comodo farsi da parte o magari imbracciare un fucile e invece c'è chi fa questa scelta ed è una provocazione sorprendente per certi, per certi aspetti. Io ho parlato con alcuni di loro, anche ordinati di, di recente, da, da Nazareth o da altre, o da altre, o da altre città. Ehm, lei, insomma, perché poi un pastore ha anche questo tipo di responsabilità, no? come si pone davanti eh, a questa che ogni volta è una novità quasi miracolosa, oltre che profetica, eh, in un tempo di tentazioni che in quei luoghi hanno un significato molto molto preciso perché può essere tentato dall'impegnarti eh, eh, scegliendo una via tortuosa e anche pericolosa per certi, per certi aspetti, quella via delle armi da una parte o dall'altra, oppure farti da parte. Invece c'è chi si mette in mezzo e lo fa magari da, da frate, da, da, da suora, e, e lo fa da giovane e lo fa con gioia in un contesto nel quale delle volte verrebbe veramente da piangere. Lei mi ricorda un passaggio che ho citato già diverse volte. <coughs> Gesù a Getsemani. Quando Gesù è a al Getsemani, alla vigilia della sua passione, suda sangue, sta male, soffre, eccetera. E i discepoli, i suoi, eh, ci sono diverse reazioni. Ci sono quelli che dormono, ci sono quelli che sono scappati. C'è Pietro che prende la spada e poi c'è la risposta di Gesù. Quelli che dormono sono quelli che dentro questa situazione così drammatica non vogliono vedere. Non vogliono vedere perché non vogliono, non vogliono vedere, non interessa. E ci sono, questi, anche tra i giovani, soprattutto devo dire, tra i giovani che non... Ma, troppo complicato non voglio vedere. Ci sono quelli che scappano, quelli che vedono la situazione, ma non hanno... Coraggio, la forza, la voglia, non so, di affrontarlo, quindi se ne vanno. C'è cioè invece chi la vede, sta male, come Pietro, prende la spada, una scelta politica immediata dalla violenza e così via. Qual è la risposta di Gesù? Affidarsi con fiducia al Padre. Ecco, e quando la vocazione è questa scelta. Che dentro queste situazioni così drammatiche di dolore e così via, eh, ehm, la mia risposta è quella di affidarmi. In un contesto dove nessuno si fida di niente e di nessuno, io voglio donare la mia vita. Donare la mia vita a qualcuno, al padre, che poi è capace di eh, dire, trasferire questo amore, questa donazione dentro la vita del mondo nelle maniere che solo lui sa. E credo che sia. Una risposta meravigliosa per me almeno, eh, di tanti uomini e donne, anche interessante. E guardando diciamo adesso a quando lei tornerà, perché... Domani mattina. <ride> Lo immaginavo. ecco. E... Che cosa proverà a fare da subito quando, quando, quando tornerà lì? Questa è una domanda molto da giornalista. Eh sì, vabbè eh, la prima cosa è smaltire i quintali di carta sul tavolo mm. poi, e poi eh, cominciare a riprendere le visite. Uno degli aspetti di questa guerra è che i confini sono chiusi, nessuno si può muovere. Io posso muovermi, quindi loro non possono venire, vado io. Quindi visitare. Le varie, cominciare a visitare le varie realtà, in Giordania, in Israele, in Palestina, dappertutto, insomma, per incontrare, ascoltare, orientare anche. È eh, molto importante questo. Eh, ho coscienza che devo diventare la voce della mia gente, ma ho anche coscienza che la mia gente deve ascoltare la mia voce. Eh, devo dare un orientamento, una guida, eh, aiutarli a non cadere dentro queste narrative. Eh, cariche di ferite, ma che feriscono e basta, ferite che aprono invece. Avviandoci alla conclusione, ehm, avrei diciamo due o tre milioni di domande da fare, però provo, provo eh, a trovare così anche un po' il bandolo perché. Eh, io sono arrivato qui con molto timore perché devo dire che eh, diciamo le, in questo momento il mestiere più difficile, oltre a quello di essere patriarca di Gerusalemme, è quello del Papa. E io diciamo ho soggezione sia del patriarca che del Papa. Bugiardo. <ride> e il patriarca dice che non gli piace parlare di sé, e infatti non gli piace, però, abbiamo imparato molto. Uh, di sé, ma una cosa che mi colpisce molto quando l'ascolto è che lei parla come figlio del Medio Oriente, no? e, è una cosa molto um, anche suggestiva in senso positivo perché è come se l'identità di provenienza si fosse in qualche modo non spogliata, ma trasformata in qualcosa di, uh, di nuovo. E che ha anche una. Per certi versi è provocatorio anche per la Chiesa diciamo europea e non solo, e non solo europea. Però quanto è contato e quanto conta essere diciamo, eh, nato, cresciuto, vissuto in Italia, a Bergamo, avere attraversato poi naturalmente i luoghi di Francesco? E quanto ha contato e quanto conta questa esperienza nella sua missione in, in, in Medio Oriente? Perché una delle domande che tante volte poi le fanno perfino i giornalisti che frequentano, diciamo da neofiti come è sottoscritto, il Medio Oriente è: ma come fate a capire quei posti? Premesso che chi mi fa questa domanda non ha capito, che io non ho capito niente di quei posti, quando invece ascoltiamo il patriarca, si ha la sensazione di davvero di non aver capito nulla di quei posti e allo stesso tempo di avere di fronte chi può aiutarti a comprenderli senza la necessità di dover in qualche modo eh, brandire una verità assoluta che sia dogmatica. Dunque, in genere quando noi iniziamo a parlare del Medio Oriente eh, diciamo sempre così, se dopo la mia presentazione avete capito significa che non ho parlato bene. Ecco, allora, per dire che è una realtà molto complessa io ho 59 anni e vivo a gerusalemme da 35 quindi la maggior parte della mia vita le ho spesi lì e sono arrivato a gerusalemme eh, mandato proprio dal mio provinciale di bologna <coughs> appena finiti i miei studi quindi diciamo tutta la parte costruente non so come si dice eh, della mia vita l'ho passata a gerusalemme io in italia cioè sono partito dall'Italia quando c'era il Pentapartito, quindi l'età della pietra. Insomma, ecco. sa che non è cambiata molto in realtà da questo sì. punto I nomi cambiano, a differenza di quello che diceva lei, poi succede che cambiano le facce, però in realtà sembra che siano le stesse. Anche voi avete il vostro status quo, a quanto pare. Vabbè, ogni modo insomma, sono partito molti anni fa, quindi ho, la mia vita l'ho costruita là. Ecco. E, e, però prestare alla sua domanda è vero che eh, non essendo dal punto di vista identitario appartenente a nessuno, da un certo lato c'è una certa solitudine necessario comunque perché non sei di nessuno. Allo stesso tempo però questo ti consente anche di avere quello sguardo di libertà nei confronti di tutti, eh, che in questo momento mi pare, adesso non al di là delle persone, è necessario, perché in questo. Contesto di narrative così esclusive, così radicate, questo sguardo eh, non totalmente immerso dentro, eh, dentro quella realtà è quanto di, più necessario sia, eh, di quanto più necessario sia oggi. Le faccio un'ultima domanda. È già la terza e ultima domanda. Che mi ho fai. imparato dai politici a fare così, ho imparato dai politici a dire adesso finiamo, adesso finiamo. Così il pubblico si illude che stiamo per finire. E, e spero sempre che l'intervistato intervista, speri che sia l'ultima domanda davvero, ma questa è davvero l'ultima, perché? Eh, Gerusalemme, ehi, ehi, ehi. che cosa che cosa è Gerusalemme per il patriarca di Gerusalemme? Glielo domando perché. Tra diciamo, le discussioni di questo tempo mi è capitato di leggere eh, una ricostruzione e anche un'analisi, anche diciamo, una speranza di chi dice che un tempo Gerusalemme si sarebbe chiamata Gerusalemme al plurale perché inglobava molte ora, al di là diciamo, della fantasia, della creatività e del sogno che forse della idealità che queste definizioni possono avere. Che cosa è Gerusalemme per il patriarca di Gerusalemme? Sarà il tema della prossima lettera pastorale. Ci ha dato una notizia. Ai, ai, ai. Ma, ma, però vorrei attendere un po'. <ride> eh, io sono pigro a scrivere, devo scrivere molto, ma sempre in fretta. Ad ogni modo, questa la voglio pensare. Eh, voi non leggete la Bibbia, però se la leggeste, negli ultimi due capitoli della Bibbia dell'Apocalisse. Quando dice voi, dice voi giornalisti perché naturalmente voi leggete la Bibbia. Voi cattolici, ah, voi cattolici perché... avete Mesugori, avete Rosario, queste cose qui, la Bibbia è eh. Lopo, eh, ecco sì. Mm. È una battuta, eh, va bene, Rosario lo dico anch'io, sia sì, ben chiaro. Per ridere un po', insomma, ecco. Eh, negli ultimi due capitoli dell'Apocalisse c'è la descrizione di Gerusalemme, che non è la Gerusalemme celeste, è anche quella celeste che poi è una sintesi meravigliosa di diversi passaggi dell'Antico Testamento, dalla Genesi, Ezechiele, eccetera. Cerco di essere breve, eh. ed è bellissima. Innanzitutto è una Gerusalemme che scende dal cielo, lo dice due volte, che scende dal cielo. È una Gerusalemme che non ha mare ma ha cielo. Ora, nell'Apocalisse, il mare è il luogo dove abita il diavolo, il male. Il, il drago. Allora Gerusalemme non ha mare ma ha cielo. Il cielo è il luogo do, abitato da Dio ed è meraviglioso. Allora questa Gerusalemme abitata da Dio che scende sulla terra è un aspetto meraviglioso. E poi in questa Gerusalemme non c'è il tempio, non ci sono luoghi di culto, c'è l'agnello. E, e l'agnello è anche il sole. La luce non viene dal sole, viene dall'agnello. È una città che vive nella luce pasquale, perché l'agnello è la Pasqua. Tutto è visto nella luce pasquale dall'agnello. La Pasqua è donare la vita, ecco, è, una, è meraviglioso. E questa città ha le mura, bellissime, meravigliose, incastonate, eccetera. Però le porte della città sono sempre aperte, non sono mai chiuse. Quindi quelle mura non sono lì per difendere. Ma sono per definire chi vive dentro alla luce dell'agnello e chi fuori, e le porte sono sempre aperte: chiunque può entrare, chiunque può uscire. E poi da, dall'agnello esce un fiume di acqua viva, un richiamo all'Antico Testamento, alla Genesi, eccetera: un fiume di acqua viva che eh, irriga l'albero, le cui foglie hanno, che richiamano i popoli di tutta la terra, le cui foglie hanno il compito di guarire le nazioni, guarire le nazioni. E sono tante altre cose meravigliose, ecco, credo che Gerusalemme per me è questa, è, 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 la, quella è una descrizione meravigliosa di quella che è la vocazione della chiesa di Gerusalemme, della città di Gerusalemme in generale, della chiesa di Gerusalemme se vuoi, della chiesa in generale, che è quella di essere quella città dove gli uomini vivono, che vive perché... Eh, che vive alla luce dell'agnello, nel Tempio c'era chi poteva entrare, chi poteva uscire e eh, così via. Non c'è il Tempio, la luce illumina tutti, non si vede la luce, ma illumina tutti, eh, arriva a tutti. E questa città eh, ha come missione quella di guarire le nazioni. Ecco, questa per me è Gerusalemme. Questo è quello che noi vogliamo fare: essere lì a Gerusalemme, in quel luogo così ferito, coloro che sono capaci nonostante tutto di vedere l'agnello, cioè la Pasqua che si compie, il dono della vita e anche il desiderio di guarire le nazioni, le nostre e quelle di tutto il mondo. Grazie padre Pierbattista, grazie, grazie, grazie davvero. Lo scavo per questo bellissimo tempo. Grazie. Vi ricordo che uscendo potete dare un contributo che ci aiuterà a sognare il festival del prossimo anno. Ci sono i volontari con la maglietta gialla e con una borsa. E vi ricordo che il prossimo incontro, l'ultimo di quest'anno in questa piazza, alle 17, salvato dai migranti con Don Mattia Ferrari. Grazie. Yeah.